Ciao ragazzi, buonasera, anzi buonanotte. Sono Luna, però ho bisogno di fare questo video perché lo stavo facendo praticamente da sola mentre mi trovavo a dormire, quindi, o meglio, stavo addormentando mio figlio. Volevo parlare di un po' come ci troviamo oggi nella vita che conduciamo tutti i giorni. Io penso che il nostro malessere prevalentemente derivi dal fatto che abbiamo smesso di sognare. Parlo di questo perché ovviamente c'è stato un po' un risveglio, sia parlando con una persona che è venuta per essere trattata, ma anche perché ho fatto una bella esperienza con lo spirito degli alberi e io ho pescato praticamente il nocciolo. Poi ne parlerò meglio, penso che affronterò proprio in ogni video ogni singolo albero perché è un qualcosa che mi ha veramente colpito. Però la crescita interiore che mi ha fatto fare questa esperienza è stata proprio risvegliare i miei sogni, cioè coltivare ogni giorno la mia vita per indirizzarla verso l'obiettivo mio, verso un sogno che voglio realizzare. Mi ha colpito una frase che è stata detta in questo incontro, diciamo in questo seminario, che le persone diventano anziane quando hanno smesso di sognare. Io penso che sia una delle cose più belle del mondo, pensare, vivere pensando di realizzare i propri sogni. Di sogni ce ne sono tantissimi, è che la maggior parte di noi li abbiamo quasi tutti materiali, quindi vorrei una macchina, vorrei una casa, vorrei un nuovo giocattolo, vorrei una nuova cosa, un vestito di marca, piuttosto che un nuovo disco e così via, insomma, tanti piccoli sogni che si realizzano solamente con il denaro. Ma ci dimentichiamo invece la cosa più importante, il sognare la nostra vita, mettere in moto la nostra creatività. Che è una cosa che purtroppo non c'è più. Siamo tutti molto tristi, siamo tutti molto indaffarati a correre dietro le giornate, a correre dietro le persone e gli impegni, ma soprattutto le scadenze di bollette, case, eccetera, eccetera, che purtroppo ci dimentichiamo di noi. Io non lo so, io, lo sapete, io mi racconto sempre, spero che poi la mia esperienza vi possa essere d'aiuto, però ho messo un po' in fila i miei sogni e vi posso assicurare che quando il desiderio, quando i nostri occhi guardano avanti verso i nostri sogni, si realizzano. Si ritorna un po' alla famosa legge dell'attrazione, no? Diversi anni fa è uscito The Secret, è stato doppiato in tantissime lingue in tutto il mondo, ha fatto grande scalpore e devo dire che anche quando lo lessi io mi ci ritrovai molto e da lì sono riuscita comunque sia a raggiungere dei piccolissimi obiettivi, intanto che ciò che voglio, se veramente lo voglio, lo raggiungo. E ci riesco perché prima o poi comunque è arrivato, dalle piccole cose al posto auto in prima fila in qualche sagra in Toscana che sono sempre ultra popolate, alla vincita di un biglietto della lotteria, piuttosto che incontrare un'amica che tanto che non vedo e pensarla e trovarmela dietro l'angolo. E quindi queste sono le piccole cose, però quando i sogni diventano grandi, per una famiglia, per esempio, potrebbe essere volere un figlio, è un sogno grande, importante, dove oggi c'è anche molta difficoltà, purtroppo, perché la coppia non è concentrata insieme nello stesso obiettivo. Spesso lo vuole lei, non lo vuole lui, spesso lo vogliono entrambi, ma realmente c'è un'incoscienza e non c'è un essere pronti. A volte invece arrivano e non erano neanche voluti, anche se poi si diventa pronti, fortunatamente. Però quando una cosa veramente la si vuole, accade. E accade attraverso la volontà, accade perché non bisogna perdere mai la speranza, perché quando si sogna ritorna la speranza. Oggi è una cosa che in Italia proprio non c'è più. Se si cerca il lavoro lo dobbiamo volere con tutte noi stesse, cioè io voglio il lavoro per me, voglio il mio lavoro, non un lavoro a caso. Voglio una storia d'amore importante, voglio un uomo che mi renda felice o se sei un uomo che mi stai guardando, insomma, voglio una donna che mi renda felice. Se veramente è
Non bisogna dimenticarsi di sognare. È una cosa troppo, troppo bella, è una cosa che comunque ti porta alla felicità, perché vivere ogni giorno sperimentando se stessi nel raggiungimento dei propri sogni è un qualcosa che ti arricchisce, che ti tiene occupata la mente, che ti porta a conoscere nuova gente, a suonare a nuove porte e quindi ti porta avanti nella vita. Invece siamo sempre soffermati nel passato, nelle cose che ci hanno fatto male, cominciamo a lagnarci addosso per un autovittimismo gratuito, che poi dobbiamo far subire agli altri questo autovittimismo, il capitano tutto a me, chissà come mai capitano tutto a me. Ecco, cominciate a sognare. Provate a fare questa cosa, di prendere un foglio con una penna in questi giorni e provate a fare un elenco delle cose che volete, anche le più banali. Voglio dipingere, voglio ballare, voglio cantare, voglio questo lavoro, voglio cambiare la mia vita. Comunque cercate di riportare a galla i vostri sogni anche di quando eravate bambini. Non prendetevi in giro perché tutto è possibile. Voglio suonare uno strumento, indirizzatevi nel modo e fate delle azioni per cui la vostra vita vi porti nell'imparare a suonare quello strumento. Quindi non dimenticate di sognare, sognate, 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 perché quando si smette di sognare si diventa vecchi. Non ve lo dimenticate. Vi do la buonanotte, ad un prossimo video e siate felici.